a Trieste, ci hanno lasciato 2 giorni al magazzino 18. Il magazzino 18 ancora oggi a Trieste custodisce i ricordi che gli esuli istriani e Giuliano Dalmati non riuscivano a portare con loro, ma che speravano di poter recuperare in futuro. Lì ci si rende conto cosa davvero ha voluto dire essere profughi e abbandonare le proprie cose. Le parole sono quelle di un esule, sono state citate dal sindaco Giordani nella giornata del ricordo celebrata a Padova in comune nella sala Livio Paladin. Le foibe dove persero la vita migliaia di italiani dell'Istria e della Venezia Giulia e Dalmazia rappresentano una tragedia ignorata per troppo tempo. Per troppi anni agli esuli è stato negato il conforto del ricordo, lo ha ribadito anche il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Non va abbassata la guardia perché purtroppo anche quest'anno abbiamo assistito, ma sono episodi a mio avviso marginali di poca rilevanza, a tentativi di revisionismo storico e di negazionismo. Beh, la miglior arma che possiamo utilizzare per combatterli è parlare, testimoniare, continuare a raccontare quanto è accaduto e a cercare di ragionare e capire per quale motivo per tanti anni queste tragedie sono state chiuse in un armadio di cui non si è parlato, se non nel piccolo mondo degli esuli che a volte non venivano neanche creduti quanto raccontavano, quanto era loro successo. Una giornata che ha voluto ricordare una figura simbolo del martirio delle foibe, quella di Norma Cossetto, giovane italiana dell'Istria, studentessa del Bo, arrestata e torturata dai partigiani jugoslavi e poi gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani. L'anno scorso la Giunta ci ha tributato il riconoscimento molto importante della via Norma Cossetto. È importante sia per la memoria di Norma, sia perché Norma è un simbolo della tragedia che ha coinvolto gli esuli Giuliano Dalmata, e quindi è una vicinanza che la città testimonia. Città, voglio ricordarlo, dove l'Università Padova ha sempre accolto moltissimi studenti dall'Istria, dal Fiume e dalla Dalmazia nel corso degli anni.